Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo in generale dello stile a boschetto ed in particolare delle scelte che hanno portato alla realizzazione di questa composizione. Eccoci. Allora, innanzitutto, prima di partire a parlare dello stile a boschetto, vi dico che ogni tanto ci sarà qualche animaletto a farci compagnia, qualche animaletto da sottobosco. Partiamo con il dire che lo stile a boschetto è uno stile un po' sottovalutato perché è ritenuta una tecnica di rapida realizzazione. In realtà io ritengo che non sia così, perché i bonsaisti professionisti per realizzare una composizione a boschetto impiegano diverso tempo. Già nella scelta degli esemplari c'è una ricerca molto approfondita, ma poi soprattutto nel posizionamento all'interno della composizione delle singole piante impiegano veramente diverso tempo per poterle realizzare in modo appropriato. Non solo è difficile realizzare un boschetto di pregio, ma è difficile anche mantenerlo, perché bisogna riuscire a far sopravvivere all'interno di un vaso, tra l'altro nello stile a boschetto vedremo sono estremamente piccoli e poco profondi, riuscire a mantenere in vita tutti questi esemplari è tutt'altro che banale. Bene, dette queste cose dello stile a boschetto, però non ci scoraggiamo e cerchiamo di capire quali devono essere le caratteristiche per la realizzazione di un boschetto come questo. Caratteristica fondamentale per un bonsai a stile boschetto è la prospettiva. La prospettiva e di conseguenza il posizionamento degli esemplari all'interno della composizione. Innanzitutto il numero di esemplari. Il numero di esemplari deve essere dispari. Questo perché bisogna sempre garantire una certa asimmetria. Questa è una caratteristica fondamentale perché l'essere simmetrici in realtà dà una sensazione di monotonia. Invece la simmetria dà dinamismo e quindi rende la composizione molto più gradevole. Questa è una caratteristica generale. Nel caso particolare, noi ovviamente abbiamo utilizzato un numero dispari di esemplari ed in particolare ne abbiamo utilizzati 9. Ogni piantina ovviamente è di altezza e diametro differente e la pianta più importante, che viene spesso nominata pianta leader, deve essere quella che all'interno della composizione risalta di più. Questo ovviamente è sempre un discorso generale, in particolare in questa composizione la pianta leader è questa. Si capisce perché ha ovviamente il tronco più largo ed è tra l'altro la pianta più alta. Questo è il punto visivo più importante. Partendo dalla pianta leader, a quel punto si può comporre, quindi posizionare le altre piante. La cosa importante della pianta leader non è solo quella di essere la più grossa, ma deve essere anche quella messa più in risalto. In questa composizione, ed è una tecnica che viene utilizzata in tantissimi boschetti, la pianta è messa in una posizione più alta rispetto alle altre, quindi è stato creato una sorta di dossetto, dove la pianta parte con la base del tronco in una posizione più elevata rispetto a tutte le altre. Quindi possiamo vedere già un'altra caratteristica dello stile a boschetto, ovvero il terreno non è tutto allo stessa altezza, ma assume una certa dinamicità. In particolare si parte da un punto che è quasi sotto il vaso per arrivare ad un'altezza in questo punto decisamente superiore, per poi riscendere e riandare in una sorta di collinetta dove appunto spunta la pianta leader. Queste accortezze servono per rendere un effetto visivo il più piacevole possibile, perché noi dobbiamo cercare di inserire all'interno di 30 cm, perché questa è la larghezza di questo vaso, tante piante, ma con l'idea di realizzare un boschetto, quindi qualche cosa di grande. Quindi per fare questo, non avendo a disposizione molti spazi, dobbiamo giocare proprio con questi trucchetti di prospettiva, quindi dinamismo del terreno, quindi dimensionamenti differenti dei tronchi e poi ovviamente posizionamenti delle piante all'interno del vaso. Proprio per questo gioco del posizionamento, ovviamente prima di realizzare un boschetto è necessario fare un disegno.
Un disegno che preveda che le piante più grosse, in questo caso quindi abbiamo detto la pianta leader è questa che è la seconda pianta più grossa, siano nella parte anteriore del vaso. Cioè, ovvero se noi immaginiamo una linea che divide in due il vaso, queste due piantine devono essere nella parte anteriore, mentre le piante con il tronco più piccolo devono essere messe nella parte posteriore. Per questo, per dare un maggiore senso di profondità e quindi creare questo senso prospettico di un qualche cosa di più grande, di profondo. Secondo questo principio, le piante più piccole devono essere poste alle parti laterali. Quindi noi vediamo che i tronchi più piccoli, questo e questo, effettivamente sono stati messi ai lati. Nel fare questo suggerisco di lasciare comunque sempre un po' di spazio tra le piante laterali e il limite del bordo. Questo perché almeno si ha la sensazione che ci sia una sorta di prato che prosegua dopo il bosco, quindi delimita il bosco, cioè molto fitto all'interno e un po' più areggiato verso l'esterno. Sembrerà di avere un bosco di dimensioni maggiori. Per quanto riguarda la scelta delle piante, in genere vengono utilizzate le zelcovi, ginepri, pini, aceri, faggi, tutte piante molto adatte a questo stile. Io ho utilizzato invece una pianta di bosso per due ragioni. Punto primo perché è una pianta che avevo sul balcone, quindi l'ho voluta risfruttare, ma poi anche perché la sua caratteristica, che abbiamo già visto in altri video, ovvero di avere un tronco già vetusto anche quando la pianta è giovane, fa sì che la composizione sembra realizzata da più tempo e soprattutto dà più carattere ai singoli esemplari. Realizzando questa composizione abbiamo commesso diversi errori. I bonsaisti più esperti ovviamente se ne saranno accorti, ma in particolare ce n'è uno che abbiamo fatto che in realtà è abbastanza grossolano, ovvero la direzione delle piante. Quando si realizza un boschetto, particolare attenzione bisognerebbe porla sulla direzione delle piante, perché essendo un bosco fatto da piante che convivono, ovviamente la direzione delle piante dovrebbe essere sempre la stessa, cioè o tutte da un lato, come se fossero spazzate dal vento, o tutte dritte, o tutte verso l'osservatore. Il fatto di avere delle piante che un po' vanno di qua, un po' vanno di là, non crea quell'effetto naturale che occorrerebbe, però ovviamente qualche cosa si può aggiustare nel corso della coltivazione. E poi siamo partiti da degli esemplari che abbiamo trovato sostanzialmente, quindi diciamo cercheremo di realizzare meglio la composizione man mano che la coltiveremo. Altra caratteristica fondamentale, gli spazi vuoti. Allora, gli spazi vuoti tra una pianta e altra sono fondamentali proprio per creare quell'effetto prospettico. Quindi, di nuovo, è necessario mettere su carta diciamo, un modello che ci consenta poi di mettere le piante esattamente come vorremmo. In questa composizione, particolare attenzione negli spazi vuoti l'abbiamo riservata in questa zona. Allora, tenete presente sempre il discorso dell'asimmetria. Noi qui abbiamo realizzato un sentiero per dare l'idea che ci sia un passaggio di persone o di animali che hanno creato appunto questa sorta di solco. Nel realizzare, quindi nel lasciare questo sentiero, tra l'altro vedete aiutato dal fatto che il muschio non lo copre, quindi c'è questo senso visivo proprio del passaggio, nel realizzare questo sentiero l'abbiamo fatto ovviamente tenendo la terra più bassa. Ok? E poi soprattutto l'abbiamo fatto non mettendoci al centro del vaso, ma come al solito rendendola asimmetrica, quindi spostandoci un po' sulla destra. Questo dà ancora una volta un senso di dinamismo e quindi di maggiore naturalezza. Per quanto riguarda la ramificazione, i primi rametti devono partire ad un'altezza che sia almeno
di un terzo rispetto alla pianta principale, che è la pianta leader. Ovviamente si fanno delle eccezioni per le piante più piccole, perché altrimenti le avremmo dovute spogliare tutte. Però comunque la prima ramificazione su tutti gli esemplari deve essere abbastanza alta, perché questo fa sì, come al solito, che l'effetto che si ha è quello di vedere un qualche cosa che già è vecchio, che è già cresciuto molto. E poi perché comunque in una foresta le piante in natura hanno la vegetazione che va ovviamente verso l'alto perché cercano la luce, mentre la parte bassa è più spoglia, lasciando quindi libero il tronco. Nella realizzazione di un bonsai a boschetto bisogna ovviamente preservare la caratteristica fondamentale dell'estetica dei bonsai, ovvero la triangolarità. Questo è un concetto che vale per i bonsai con un tronco singolo, ma vale anche per tutti quei bonsai multitronco. E nel caso specifico vale anche per i bonsai a foresta. Quindi, quando realizziamo la composizione, la triangolarità deve essere sempre garantita. Adesso noi abbiamo appena realizzato questa composizione, l'abbiamo fatto da una decina di giorni, però ovviamente man mano che andremo avanti e man mano che si infoltirà la vegetazione, noi cercheremo di allineare la nostra triangolarità a tutto l'insieme. Quindi tratteremo i singoli tronchi come bonsai a sé stanti, ma poi complessivamente la veduta d'insieme deve far apparire il tutto come un unico bonsai e quindi come un unico grande triangolo. Un accenno sui vasi per i bonsai a boschetto. Allora, in genere si usano anche delle pietre. Noi invece abbiamo preso un vaso. Questo vaso deve essere possibilmente ovale e deve essere poco profondo. Pensate che questo è alto 3 cm, ma la misura interna, cioè lo spazio utile per mettere il terriccio, è addirittura di 1,5 cm. È per questo che poi, oltre al fattore estetico, è importante aggiungere terra per fare creare delle collinette, proprio per fare in modo che poi la probabilità che tutti gli esemplari attecchiscano sia leggermente superiore, perché la vita in queste condizioni effettivamente per le piante è abbastanza difficile. Inoltre, questo vaso è largo 30 cm. Di conseguenza, per un'altra caratteristica fondamentale dell'estetica del bonsai, l'altezza del bonsai deve essere di 45 centimetri. Questo perché il vaso deve essere 2/3 dell'altezza della pianta. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi mando un saluto anche da parte degli animaletti che hanno contribuito alla realizzazione di questo video e ci vediamo alla prossima.